Buonasera Paolo Di Paolo. Buonasera. Allora, Italo Tramontana, come dicevamo, è impegnato anche egli a capire con la sua tesi di laurea, in qualche modo, e con le sue riflessioni, quello che forse vuole capire anche Paolo Di Paolo, autore, probabilmente, cioè che cosa è successo in tutto questo tempo, dove eravate tutti, che non è una domanda, ma vuole essere una specie di geografia storica di questo nostro periodo che Italo ha attraversato, come dire, quasi fin dall'infanzia a oggi, no? Dove erano tutti? Eh sì, è come se io mandassi in avanscoperta un personaggio al posto mio, un personaggio che è un po' un alter ego, un'estensione di me, e lo mandassi a capire che cosa è successo in questi ultimi 20 anni, come fosse una sentinella, come fosse appunto un esploratore. E chiaramente gli presto una visione del mondo, dei ricordi, però è lui che poi tornando indietro da quel posto, da quel luogo in cui tutto sembra essere cominciato, il terribile 93, come lui lo definisce, poi torna indietro con delle notizie piuttosto confuse. Quindi per rispondere alla domanda del titolo, veramente è difficile sapere dove eravamo tutti. Lui prova a capire dove è cominciata questa storia e perché. Perché l'Italia in effetti gli sembra addormentata da quel 93 in cui appunto Berlusconi scende in campo, ma più che questo è che lui comincia a diventare cosciente, comincia ad avere memoria della storia pubblica di questo paese e gli sembra che non molte cose siano cambiate da quel momento. Ecco, ci sono delle riflessioni, c'è Berlusconi che però è un'entità più che politica in questo caso, no? Paolo Di Paolo, ma come anche Italo Tramontana, possiamo dire più o meno la stessa generazione, appartengono a quella generazione cresciuta con Eminflex, le televendite e Italia 1, i cartoni animati, quindi dentro un certo tipo di immaginario. E Berlusconi sempre presente nella vita pubblica, al di là anche della politica. Che cosa significa questa presenza continua di Sì, ha Berlusconi? ragione perché non è appunto soltanto una presenza politica, sembra strano dirlo e forse può capirlo soltanto o più o meno chi coincide con la generazione di Italo e la mia. Essere cresciuti dentro questo immaginario, anche se è una parola un po' pericolosa, immaginario, ma comunque usiamola, e soprattutto nell'ala di un personaggio che non era solo un personaggio politico, ma era un ingombro esistenziale, cioè qualcosa che praticamente è stata come una colla spalmata nei discorsi. Berlusconi c'era all'inizio e alla fine delle nostre parole, delle nostre tavolate, delle nostre scelte più o meno politiche, e Berlusconi per estensione era anche la televisione che è stata accesa nella nostra infanzia e adolescenza. Ancora resta accesa quella televisione, però chi ha un'Italia, chi ha in mente un'Italia prima di tutto questo, non riesce a capire quanto quella presenza, come lei diceva, non è solo politica, ma è anche esistenziale, appunto. Ecco, a proposito di questo, ma in che modo si intreccia allora questa dimensione, questa riflessione sulla storia, poi con le singole esperienze che vive Italo, che ha una vita tutto sommato normale, diciamo così, è uno studente, deve fare una tesi di laurea, però il padre è un insegnante, ha questo problema con Marangoni, questo caso drammatico, la sorella che però si fidanza invece col cattivo Marangoni, la crisi familiare, insomma, in che modo entra anche nelle questioni della etica particolare? Dei suoi personaggi, la presenza, questa presenza dell'epoca berlusconiana. Sì, io ho provato proprio a raccontare questo. Naturalmente non so se ci sono riuscito fino in fondo, ma può darsi che una temperie politica, una temperatura politica ancora meglio, abbia un riverbero dentro una famiglia, dentro un microcosmo familiare. Quindi dentro questi rapporti c'è qualcosa, ma è qualcosa di sottile, a volte impercettibile, che fa sì che il rapporto tra padre e figlio, che è un rapporto quasi cristallizzato, no, nella memoria letteraria e forse nella memoria di tutti, dove c'è la complicità, c'è il conflitto, c'è l'eroismo, c'è l'inadeguatezza, ecco, però ricalibrato, così come il rapporto tra Anita e Marangoni, così come il rapporto tra Italo e la madre, fosse ricalibrato alla luce di quello che sta succedendo intorno. E credo che anche il malumore, il nervosismo che si respira in famiglia sia ben rappresentato, naturalmente, da certe cose che riguardano il momento politico italiano, il momento civile quasi italiano, e anche da un'epigrafe che io ho rubato a un grande critico della letteratura che è De Santis, che usa tre aggettivi: nervosi, vaporosi, sentimentali. Lui fa riferimento agli uomini nella loro decadenza. Ecco, forse, e anche ai popoli. Ecco, forse nervosi, vaporosi e sentimentali siamo un po' tutti, quindi, e lo siamo in questo momento anche in ragione di quello che stiamo respirando politicamente. Ecco, Italo, anche perché è uno studente di storia, conserva tutti i ritagli di giornale, dice lui, come cimeli e come reliquie. Sono stati anni intensi anche di storia, questi qui che abbiamo vissuto. Che senso della storia ha Italo? Che senso ha voluto dare a questa ricerca di Italo? Ecco, ha provato lui a fare un'archeologia del presente, che è una cosa un po' strana, un po'
rischiosa, perché da buon studente di storia tenta di fare una tesi sull'ultimo ventennio, su addirittura l'ultimo decennio, e si trova tra le mani queste fonti a cui lei faceva riferimento, giornali, ritagli, pezzi di cose accumulate nel tempo, perfino oggetti. Si rende conto di quanto sia evanescente tutto questo, di quanto sia difficile vedere il deposito della storia mentre avviene, e quindi in realtà quello che gli resta tra le mani sono faldoni d'archivio in cui ha catalogato con una perizia certosina e anche un po' di maniacalità delle piccole cose di questo tempo. Forse l'aria del tempo, però, più che la storia gli resta tra le mani, quindi qualcosa appunto di nuovo, di vaporoso, un profumo, un respiro, un odore, qualcosa che sta intorno a noi. Non riesce a declinarla come se fosse appunto una tesi di laurea vera e propria, e lì si rende conto che sempre le fonti della storia, anche quelle più vicine a noi, hanno qualcosa di inaccessibile e di cieco. Ecco, al di là anche dell'impossibilità forse di dare una continuità, di dare un'interpretazione, forse perché è così ravvicinata a questa storia che Italo attraversa anche nei suoi fatti quotidiani, diciamo, non soltanto nei grandi fatti storici, mi sembra che un altro aggettivo che si possa mettere sul piatto è una sorta di sensazione di nostalgia, anche se è strano che un trentenne, anzi un venticinquenne in questo caso, abbia nei confronti della storia un senso di nostalgia già così giovane. È strano, è vero, è strano, ma credo che sia anche piuttosto diffuso. C'è una sorta di nostalgia che riguarda anche il rapporto con gli oggetti, con appunto con questo affollarsi di cose che ci rimandano a un passato anche piuttosto recente. Qualcuno lo chiama un po' feticismo, forse ha ragione, degli oggetti che scompaiono, di qualcosa che abbiamo perduto anche soltanto avendo alle spalle 30 o 40 anni. E tuttavia è così, sembra sempre che il tempo appena trascorso sia un po' meglio di quello che stiamo vivendo. Questo forse deriva da un profondo disincanto che si è incuneato dentro la società italiana, che fa sì che laddove non diventi cinismo, appunto diventa nostalgia. Tant'è che cinismo o disincanto è comunque un essere rivolti indietro più che in avanti, e questo anche mi sembra un segno dei tempi, molto pericoloso ma molto vero. E allora a questo punto non si può non chiudere sull'archeologia del futuro, proviamo a farla e a immaginare che cosa può restare a Italo, ma ovviamente lo chiedo anche a Paolo Di Paolo come giovane scrittore, giovane intellettuale, in questo caso si può dire, giovane scrittore, cosa resta del futuro dopo tutta questa presenza così compatta di una storia italiana in questo come ce l'ha descritta lei? Beh, io credo che resti l'assenza di romanzo, come dico a un certo punto, perché nel bene e nel male questo ventennio ha disegnato un grande romanzo italiano che nessuno scrittore è stato in grado di scrivere, un romanzo pericoloso, a volte anche addirittura sconvolgente e sconveniente, come sono i grandi romanzi della tradizione letteraria, e l'ha scritto lui, l'ha scritto il berlusconismo o addirittura Silvio Berlusconi. Detto questo, laddove lui si eclissasse da questo panorama lascerà comunque un vuoto abbastanza consistente. Riorientarsi, cioè ritrovare posizione, riprendere posizione, capire dove mettersi proprio e dove, da dove ricamminare, ricominciare a camminare, sarà piuttosto dura. Secondo me non ce ne rendiamo neanche conto, ma dopo 20 anni così, anche per chi c'era già da prima, capire dove ricominciare a camminare sarà abbastanza dura, quindi credo che il peggio del romanzo comincia quando il romanzo finisce, nel momento in cui Italo è più incerto e non sa che direzione prendere. Poi lui sul futuro, la sua archeologia del futuro è fatta di una pista anche amorosa, e quello forse riscatta tutta questa incertezza. Nel frattempo però i romanzi ci aiutano anche a fare questa riflessione, e allora uno tra questi sicuramente è quello di Paolo Di Paolo, Dove eravate tutti? Non è una domanda ma è una appunto constatazione oltre che un titolo, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a Paolo Di Paolo di essere stato a Radio Capital con noi. Buonasera. Grazie a voi, grazie a voi.